ciao, questa sera siamo qui al mio club. Sono io con il mio staff, Nicoletta, Giada. Siamo Aureliano Parrucchieri in via Zinelli numero 19 a Dollo. Dopo aver creato un'idea di cosa poter proporre per questa serata, abbiamo fatto una piccola ricerca per quanto riguarda l'architettura e cos'era la tendenza in questo periodo, come si muovevano non solo le star del cinema, ma proprio come stava andando le nuove automobili, i vestiti, i designer, piuttosto che l'abbigliamento, piuttosto che l'architettura. Dopo un attento studio ci siamo resi conto che l'intreccio sarebbe stato ancora un must per la stagione. Allora abbiamo deciso di interpretare una conciatura con delle trecce. Ho dato sfogo alla creazione delle mie collaboratrici perché credo molto in loro e siamo riusciti a creare questa bellissima scultura ispirata ai fiori, appunto senza aver bisogno di fiori, abbiamo parlato di fiori. Dopo aver appunto creato questo intreccio che si muove come delle radici che prendono forma e questa composizione floreale che sboccia sopra la testa quasi ad illuminarla, abbiamo creduto opportuno presentarla questa sera per presentare qualcosa di veramente alternativo e di creativo di nostro, anzi di loro. Quando ci hanno presentato la nostra bellissima modella Sara, ci siamo resi conto che con viso sarebbe stato molto semplice, visto che il viso si prestava moltissimo a questa acconciatura molto eccentrica e ideale per un volto di bambina, proprio perché vogliamo creare la essenzialità della natura con questa creazione. Questa era la nostra ispirazione per appunto per valorizzare il suo volto. Buonasera, io sono Arianna, la mia collaboratrice Lisa e la nostra modella è Anna. Veniamo da Estro Produzione Immagine, sito in Dogaleto di Mira, e siamo qui per questa piccola competizione tra conciatori al mio club. Il tema è floreale e speriamo di vincere. Grazie a tutti! Buonasera a tutti, io sono Massimiliano. Io sono Elena. Ambra, siamo qui con la nostra modella Ambra per presentare al mio club la nostra sfilata di 6 stylist. Io faccio parte del salone Sfortunata Quadro su Pizza, che si trova a Oriano. Abbiamo pensato a questa conciatura ispirandoci ai colori della primavera e abbiamo ricreato una conciatura floreale. E io auguro di essere un bello. Ciao a tutti, buonasera, io sono Matteo, qui presente con me c'è Sara e un'altra Sara ancora, la nostra modella, la modella di Spazio Passione. E Spazio Passione è un salone bellissimo a Mira, in piazza Marconi, è ispirato a delle nuove tendenze molto particolari, ma sempre mantenendo un classicismo che è degno di nota del marchio Passione. E abbiamo cercato di fare in questa sfida questa sera un lavoro che possa essere sia di tendenza ma allo stesso tempo alquanto semplice. Qui con me alla sinistra la bellissima Sara, la nostra modella e la titolare. Io sono Matteo, il suo primo collaboratore. Sara, come è andata oggi? È stata vera? Dura e impegnativa, ma ce l'avevo fatta. Bene. Tutto a posto, sei pronta Sara? Bene. Con questo noi vi salutiamo, ti fate per noi e veniteci a trovare in piazza Marconi a Mila. Ciao a tutti! Ciao! Buonasera, stasera io sono Giuseppe, Gerardo, Erika, stasera siamo ospiti al mio club, alla seconda selezione di Miss High Style.
Beauty Festival. Siamo felici di essere qui, un locale molto bello e accogliente. Siamo già stati qui nella prima selezione e questa sera vinceremo sicuramente con la nostra Erika. Siamo molto contenti. Noi rappresentiamo la Salone Showroom a Castelfranco, in giro anche. E niente, adesso noi siamo parte di alcuni locali a Castelfranco, abbiamo continuato anche alla Spirata Mista Murata e siamo presenti anche all'Hot Pub e a vari locali in zona Castelfranco. Felici di essere qua, numero 4, però Erika vuoi dire qualcosa che te la tenuta? Siamo carichi. Spero veramente di vincere, meritano queste partite. Buonasera a tutti, sono Giorgia Caltanella, rappresento il negozio Barbershop Caltanella di Marghera. Il nome è maschile perché ho mantenuto il nome di mio papà. Siamo tre generazioni, lavoriamo io, mio papà e mio nonno e la nostra collega Beatrice. Siamo qui questa sera al Trofeb per presentare Aurora con la nostra conciatura. Io sono Aurora e questa è la mia conciatura di questo salone e mi auguro di vincere. Per questo nuovo appuntamento con la Miss Beauty and Hairstyle, facciamo un grande applauso per andare in là la serata. Allora, questo è un concorso che ritorna anche quest'anno qui al mio club, è composto di 4 serate, la prima l'abbiamo già vissuta il mese scorso, questa è la seconda selezione, ce ne sarà un'altra e poi un grande appuntamento finale invece nel mese di aprile. Non è un concorso di bellezza, è molto di più, è un concorso di bellezza abbinato alle capacità dei parrucchieri che in questi giorni hanno lavorato davvero altamente, in queste ore naturalmente, per realizzare le bellissime acconciature con tra l'altro un'ispirazione floreale che andremo a vedere questa sera. Anche qui direi un grande applauso a tutti i parrucchieri che hanno lavorato, davvero molto bravi. L'evento è stato realizzato da un'idea di Marco Tresoldi, che salutiamo, e che rappresenta l'azienda Calenda S.p.A., che è uno degli sponsor, anzi l'official sponsor della serata. Calenda è un'azienda che opera nel settore dei prodotti professionali per capelli e forniture per parrucchieri, ha un'esperienza di 50 anni sul mercato, con tanti clienti al grosso dettaglio e con un'offerta completa, con tanto di servizio di formazione per insegnare e formare naturalmente anche i nuovi parrucchieri. Un saluto e un grazie anche agli altri partner come Matrix, la marca americana professionale di trattamenti per capelli, è presente in tutto il mondo con una gamma di prodotti e servizi professionali come per tutti i tipi di capelli, una comunità di parrucchieri orientata a far crescere i professionisti del settore per soddisfare quotidianamente le esigenze e i desideri dell'universo femminile. Un grazie per quanto riguarda poi il momento della sfilata, avremo in passerella gli abiti da sera e da cocktail di BU che si trova in via Roma 52 a Cittadella e poi il caffè con l'Anna con le ragazze che usciranno anche nella seconda e nel secondo momento in bikini con questi bellissimi bikini appunto di caffè con l'Anna che si trova in Piazza dell'Erbe 21 a Padova e poi nell'outlet intimo di 90 a Padovana in via Valmarana. Andiamo a spiegare un po' il regolamento così ci sappiamo regolare come funziona. Allora, dicevamo, il concorso è composto da 4 serate, ci sono 3 soluzioni, 3 selezioni e poi il gran finale. Ogni sera verranno scelte 3 ragazze che sono praticamente scelte nella prima uscita, quindi per quanto riguarda il settore capelli. Poi ci sarà anche Miss Mio Club, in questo caso invece verrà scelta la bellezza, quindi le 3 ragazze delle scelte per i capelli più quella per la bellezza andranno al gran finale. E naturalmente vi ricordo che a votare c'è questa giuria qualificata che è qui con me davanti,
i voti saranno palesi, quindi loro alzeranno le palette, io li dirò pubblicamente in modo che poi la nostra giudice potrà trascrivere tutto e alla fine sceglieremo appunto le ragazze, naturalmente vincitrici, e i saloni soprattutto vincitori e vincitrici. Vado a presentare la giuria una a una, iniziamo dalla rappresentante dell'azienda BU che si chiama Luxandra, facciamolo un applauso, grazie! A rappresentare il mondo della stampa Alessandro Ragazzo, grazie, un applauso! A rappresentare il locale che ospita la serata il mio club Maddalena Sanna, ciao Maddalena! Sente che gioca in casa, a rappresentare Caffè Collana Tamara Molonna, un bel applauso! Presidente di giuria e commissario tecnico dei voti Antonella Montefusco. E poi abbiamo con noi Gaetano Engoglia del salone Coppola. Un bel applauso, grazie. Direi che siamo arrivati al momento più importante, cioè quello di vedere le ragazze in queste bellissime acconciature, il motivo per cui siamo qui questa sera. E allora andiamo subito a presentare la prima. Io direi di accogliere tutte quante con un grande applauso, mi raccomando. Siate generosi, iniziamo con il salone estro di Arianna, eccola che arriva! Bellissime acconciature che in qualche modo fanno pensare già alla primavera. E allora salone estro di Arianna, Anna Fiorin! Vediamo di alzare la paletta così possiamo dare tutti quanti i voti. Allora, vedo che praticamente abbiamo fatto tutta la gamma. Abbiamo 9, 10, 7, 6, 8. Quindi praticamente non c'è un giudice d'accordo con l'altra, che è molto bella, insomma. Facciamo un grande applauso. Abbiamo adesso la seconda ragazza, Salone My Style di Marghera. Facciamo un bel applauso, grazie. La modella si chiama Francesca Cornali, eccola qua, un bel applauso per Francesca Cornali, salone My Style! Un grande applauso, grazie!
al prossimo salone, alla prossima Miss Spazio Passione di Sara Pesce di Mira. Un grande applauso, grazie. Bellissimo azzurro turchino, quello indossato dalla modella Sara Piccione, che rappresenta con il numero 5 il salone Spazio Passione di Sara Pesce. Vediamo i bikini
di caffè Collant. Un grande grazie anche a Modella per un giorno, che naturalmente ha curato la scelta delle ragazze, e alla straordinaria collaborazione professionale professionalità di Manola Tabacco in qualità di rappresentante titolare appunto di Modella per un giorno, a cui vogliamo un grande applauso. Grazie. Allora, siamo pronti adesso per vedere la seconda parte della sfilata. Nella prima parte abbiamo votato le acconciature, quindi protagonisti saloni di parrucchieri e questi bellissimi capelli acconciati dalla loro straordinaria abilità. Adesso invece è il momento di eleggere Miss Mio Club, quindi tutte le ragazze torneranno a sfilare in passerella con i bikini, e questa volta eleggeremo la bellezza. Ne vincerà una, diciamo così, ci sarà una vincitrice e anche lei accenderà il gran finale con le tre persone che abbiamo già scelto e che tra poco vi comunicheremo per quanto riguarda i vincitori dei saloni. Allora ripartiamo con la sfilata, è il momento adesso di Anna Fiorin, salone estro di Arianna. Facciamo un grande applauso, grazie! Anna Fiorin! Invitiamo la giuria ad alzare le palette, grazie.
8, 9. Grazie mille, un bel applauso. Tutti voi altissimi per queste bellissime ragazze. Adesso è il momento di Aurora Maglione. Aurora ha il numero 6, rappresenta Mother Shop di Caltanella. Aurora Maglione, numero 6, invitiamo la giuria a votare. Eccoli. 10, 10, 8, 8, 9. Grande applauso anche per Aurora. Si sente che qui sarà veramente all'ultimo voto, una bellissima sfida. Proseguiamo con la numero 7, si chiama Azzurra Franceschini. Azzurra rappresenta il salone Red Carpet e Acconciatore di Campoluogo Maggiore. Azzurra Franceschini al numero 7. Anche in questo caso la giuria ad alzare le palette, grazie. Anche qui ottimi voti, 8, 9, 8, 7, 9. Bel applauso anche per Azzurra, complimenti. Abbiamo ancora due ragazze da vedere. La numero 8 si chiama Sara De Lazzari. Ecco Sara che sta arrivando, rappresenta il Salone Aureliano di Dolo. Siamo ancora alla nostra giuria a esprimersi, grazie. Vediamo i voti. Vuol dire che sono tutti d'accordo, sono tutti 9. Complimenti. Concorrente numero 9, Asbra Burayana, rappresenta Studio 54 di Oliago. Thank you.
Andiamo dalla giuria ad alzare le palette grasse, vediamo un po'. Allora, 10, 8, 9, 9, 9. Facciamo velocemente i conti, vediamo se abbiamo un risultato definitivo. La vincitrice, eh? Ok, perfetto, molto bene. Allora, passiamo alle luci, tra poco ritorniamo con il momento delle premiazioni. Grazie mille, tra pochissimo. Volevo presentare un altro momento speciale con una passerella di Intimo, modello Valerie di Caffè Collante. C'è stato un contest molto carino online proposto dalla titolare Tamara Bologna, che saluto, ciao Tamara. Allora, praticamente sono state votate tutte le miss della prima serata, praticamente di Miss Air Beauty, e la ragazza che ha vinto questo contest online è quella che adesso andremo a vedere sfilare, si chiama Alessia Alberti con l'Intimo di Valerie. Possiamo concederle. Allora,
siamo arrivati al momento più importante, caro Mister Ricchi, abbassiamo la musica perché adesso il momento è veramente emozionante. Siamo pronti per eleggere Mister Style 2018, vincitrice della seconda edizione. Allora vi chiederei di fare un po' di suspense. Grazie a tutti.
sgranando. Very happy to have won two crowns tonight. Very happy to have won two crowns tonight.